Qualche volta mi sveglio col rumore della macchina che passa, come fosse un'onda che si infrange sulla nave su cui attraversiamo il mare. Poi mi sveglio e penso che Quarticciolo, già prima della quarantena, era una nave alla deriva nella tempesta. Dice che la tempesta non si sa quando finisce. Figurate, io non mi ricordo manco quando è iniziata, sicuramente prima de mo. Dice, andrà tutto bene, siamo tutti sulla stessa barca. E no, la barca non è la stessa. La nostra procede in mezzo alla tempesta, senza timone, da sempre. Ogni cosa qui si sgretola, ogni convenzione si frantuma. Qui se alzi la testa te la tagliano, se parli forte te piano a cinquine, perché qui è selvaggia, sì, non ci stanno buone maniere, qui non c'è salvezza. Qui se proteggiamo tra de noi, qui anche se le case sono troppo vecchie e crollano, noi si mettiamo de santa pazienza e le manteniamo in piedi. Dice, ma chi te lo fa fa? È perché ci vivemo, gli faccio, perché se no crolla la vita di chi ci sta dentro. Io credevo che non mi avevi capito, sei rientrata. Dice che dietro ogni finestra c'è una storia diversa. Tante facce che portano la stessa croce sopra il precipizio. E io intanto passo la vita a pensare che quello che c'ho mi basta. Ma pure che appena c'ho la possibilità me ne vado da un'altra parte, magari con una barca che un timone che funziona ce l'ha e mi porta in un posto dove non devo occupare casa per vivere. Qui arrivano solo le briciole, quello che avanza. Arriva solo la carità pelosa. Qui se abbiamo cura da soli della gente che vive di niente, di chi c'ha un parente malato, un figlio disabile, una vicina di casa che non ce la fa a fare le scale perché non c'ha l'ascensore. Siamo noi stessi che s'aiutiamo. Qui non ci avemo santi in paradiso. Certe volte mi sveglio con sto peso addosso e me lo trascino tutto il giorno e me ne libero solo guardando in faccia la gente, perché il volto umano non mente mai, è l'unica cartina che segna tutti i territori in cui abbiamo vissuto. Il comune e il municipio non guardano in faccia le persone. Comune e municipio non conoscono i posti che amministrano, non lo sanno, non lo vanno a sapere, che qui la vita della gente crolla con attimo, basta un soffio. È un sistema che non funziona, che lascia centinaia di famiglie da sole, senza lavoro e senza prospettive. Poi dice che chi abita qui è senza morale. Beh, saremo pure senza morale, ma n'etica ce l'avemo, pure se vivemo all'inferno. E infatti ci siamo riuniti, per quanto già l'avevamo fatto prima di sto virus, e abbiamo fatto un comitato di quartiere e abbiamo deciso che ci pensiamo da sole a noi stessi, per non lasciare le persone da sole, perché nessuno deve restare indietro, dalla borgata per la borgata. Beh, alla fine della storia magari non cambierà niente, ma almeno noi famo qualcosa. Portiamo la roba da mangiare, le mascherine, la mucchina, alle persone anziane, ai malati, a quelli che stanno in quarantena, alle persone senza reddito. Organizziamo l'assistenza legale per chi è stato licenziato, per chi non c'ha manco la residenza, per chi lo vanno sgomberà. Aiutiamo i ragazzini a fare i compiti. E il governo, il comune, il municipio che fanno? Niente. Ecco che fanno. Oh, si è fatta primavera pure su sta nave. Fra un po' è tempo di pecorino e fave. Dice, andrà tutto bene. Torneremo alla normalità e speriamo di no, perché qui era brutto prima, figuriamoci dopo. Vabbè, va. Se sono fatte le 11, è meglio che scendo, che c'è sta da fa. Ti ho messo le nocciole, l'hamburger, la farina, lo zucchero, un po' di finocchi, un po' di broccoletti, la cicoria, le puntarelle, le banane. Grazie mille. Va bene. Così c'ha pure la farina o zucchero per farci i biscotti, Ma lo sai che ora te li do due, ma qua arriviamo su. Che vuoi dire io? Ma no. Hai capito? Bella! Olè! Pronta, roba, Olè, vedi, lo sforzo non è stato un vano. Questi sono meglio biscotti di tutta Quarticciolo. Ciao, saluto a Teresa. Marco. Va bene. Ciao.